Se sostituisci il sale bianco con il sale rosa dell'Himalaya, hai davvero dei grandissimi vantaggi? Molti dicono che il sale rosa dell'Himalaya abbia delle proprietà chimiche migliori rispetto al sale tradizionale. Effettivamente, invece, per legge, il sale denominato tale deve presentare il 98% di cloruro di sodio. Quindi, sia il sale rosa dell'Himalaya che il sale bianco tradizionale presentano entrambi questa percentuale di cloruro di sodio. La differenza rispetto al sale bianco da cucina è che presenta dei minerali come calcio, potassio e anche ossido di ferro, che poi è il componente che dà il colore rosa a questo sale, che non sono presenti invece nel sale bianco. Quindi vi starete chiedendo anche se c'è ossido di ferro, sicuramente riusciremo ad avere un maggior apporto di ferro per il nostro fabbisogno? Anche questo risulta essere un falso mito, perché l'ossido di ferro presente all'interno del sale rosa dell'Himalaya è in piccolissime percentuali, quindi non permette di soddisfare il fabbisogno di ferro di cui abbiamo bisogno per mantenere lo stato di salute. Un'altra caratteristica che viene esaltata del sale rosa dell'Himalaya è che contrasta la ritenzione idrica e l'ipertensione. Però purtroppo anche questo è una falsa notizia, in quanto presentando cloruro di sodio, queste condizioni, quindi ritenzione idrica e ipertensione, sono strettamente correlate a questo composto. Quindi anche il sale rosa dell'Himalaya, se utilizzato nelle stesse quantità del sale bianco, può creare ritenzione idrica e anche ipertensione. Un'altra nota negativa dell'eccesso di sale nella nostra alimentazione è la causa di osteoporosi. Infatti, se noi eccediamo nel contenuto di sale e di sodio all'interno della nostra alimentazione, i reni saranno più portati all'eliminazione di calcio e di conseguenza andremo verso una, osteoporosi o comunque osteopenia, quindi una riduzione del tessuto osseo. Quindi abbiamo capito che il sale rosa dell'Himalaya e il sale bianco presentano delle caratteristiche simili per gran parte, quindi nessuno dei due va sicuramente utilizzato in eccesso nella nostra alimentazione. Ricordiamoci anche quali sono le linee guida rispetto al sale, quindi le linee guida affermano un'assunzione giornaliera di 5-6 grammi di sale nella nostra alimentazione. Naturalmente la concentrazione di sale nella nostra alimentazione è una dose molto piccola, proprio perché un eccesso sarebbe legato a tutte le problematiche di cui abbiamo parlato, quindi ritenzione idrica, ipertensione e anche osteoporosi. Ricordiamoci anche che già gli alimenti presentano del sale, quindi una sapidità al loro interno, quindi è opportuno non aggiungerlo in grande quantità. Un mio consiglio è quello di utilizzare spezie ed erbe aromatiche per esaltare la naturale sapidità degli alimenti, al fine di non eccedere poi con la supplementazione esterna di sale. Anche oggi abbiamo visto che non esistono alimenti miracolosi, quindi tanto il sale quanto il sale rosa dell'Himalaya sono due prodotti da ridurre all'interno della nostra alimentazione. Il mio consiglio, come sempre, è quello di valutare tutti gli alimenti che introduciamo nella nostra alimentazione e di bilanciarli con cura. Con questo ultimo piccolo consiglio vi saluto e ci vediamo al prossimo video.